Io adesso riepilogo un po' di cose che sappiamo e stamattina dimostriamo che la caratteristica, che il rango di una matrice è il massimo numero fuggito con il massimo numero di righe di colonne linearmente indipendenti. E quindi, in particolare, che la dimensione dello span delle righe, la dimensione dello span delle colonne coincide. Ok, allora vi ricordo, noi abbiamo già dimostrato questo teorema qui. Sia una matrice A quadrata, le righe o anche le colonne di A sono linearmente indipendenti se e solo se il metodo del pivot produce una matrice triangolare superiore con A di I diverso da 0 per ogni I compreso tra 1 ed N, che è vero se e solo se il determinante di A è diverso da 0. Questo l'abbiamo già dimostrato, ripeto un'ulteriore volta, già l'abbiamo ripetuto 4-5 volte, ripeto un'ulteriore volta questo che significa. Allora, cosa era il metodo del pivot? Io avevo una matrice quadrata, poi facevo le seguenti operazioni. Guardavo la prima colonna, prendevo un elemento diverso da 0, se c'è, andavo a trovare una riga che avesse un elemento diverso da 0, cioè se A11 era diverso da 0 lasciavo stare le cose come stanno. Se A11 era uguale a 0, andavo sulla prima colonna, trovavo A1 diverso da 0 e scambiavo la riga I con la riga U. Ok? Nel momento in cui questo elemento era diverso da 0, tramite un multiplo sommando alle righe successive un multiplo della mia riga, io annullavo tutto quello che c'era sotto A1U. Poi andavo sulla seconda riga di quello che c'era, di quello che rimaneva, e facevo la stessa cosa, una cosa analoga, non la stessa cosa. Quindi trovavo se A22 era diverso da 0, sommando a un multiplo, sommando alle righe successive un multiplo della riga 2, annullavo tutto quello che era nullo. E così via. Alla fine, per arrivare a una matrice triangolare superiore. Allora, nel fare queste operazioni, io cosa facevo? Chiamiamo un metodo del pivot generalizzato, no? Quando mi riferisco a questo metodo del pivot, una specie di metodo del pivot generalizzato, se qua ci sono tutti zeri, non faccio scambi e ci lascio 0. Quindi alla fine avrò sulla diagonale principale avrò uno 0. Se invece io posso trovare sempre un elemento diverso da 0 in quel discorso che facevo prima, allora alla fine sulla diagonale principale avrò tutti elementi diversi da 0. Allora, il concetto qual è? Il concetto è che, per esempio, pensate alla prima colonna. Quando è che trovo un elemento diverso da 0 sulla prima colonna? Sicuramente se le righe sono indipendenti, non può essere che tutti gli elementi della prima colonna siano 0, perché altrimenti le righe sarebbero n e il loro spazio generato avrebbe, diciamo, lo spazio da esse generato avrebbe sempre 0 al primo elemento. Avendo 0 al primo elemento sarebbe di dimensione n-1, perché siamo in R, massimo n-1, quindi la cosa non è possibile.
Quindi se le righe sono indipendenti, sicuramente io trovo un elemento diverso da 0. Se non è A1,1, sarà AI1, e quindi scambierò la riga I con la riga 1. Poi, usando un multiplo della prima riga, dopo lo scambio, annullerò tutti gli altri elementi del tipo AI1 con I maggiore di 1. E vado avanti così. Se invece sono tutti 0, non faccio nessuno scambio e mi tengo l'elemento sulla riga... Già sono tutti 0 quelli sotto, quindi non devo annullare nulla. Però, in compenso, che cosa succederà? Che sulla diagonale mi dovrò ottenere 1,0. Quello che dico è che, procedendo in questo modo, metodo del pivot, se le righe sono indipendenti, a ogni passo ci sarà sempre un elemento diverso da 0, e quindi alla fine sulla diagonale principale ci saranno tutti elementi diversi da 0. Se invece le righe sono dipendenti, no? Allora a un certo punto dovrà uscire per forza 0. Questo lo vedo in un altro modo. Per quale motivo? Queste operazioni che noi facevamo di scambio o di somma una riga di un multiplo di un'altra riga, oltre a non alterare la dipendenza o l'indipendenza delle righe, non alteravano neanche il fatto che il determinante della matrice fosse 0 meno. È chiaro? Perché se vi ricordate, se io sommo una riga, un multiplo di un'altra riga, il determinante non cambia. Se io invece scambio due righe, il determinante cambia, ma solo il segno. Quindi se il determinante era diverso da 0, rimane diverso da 0. Allora, che succede? Se le righe erano dipendenti, no? Allora, se le righe sono indipendenti, abbiamo visto che il determinante viene uguale a 0. Ma se le righe erano dipendenti, che vuol dire? Che una riga era una combinazione lineare delle altre righe. Ma se una riga è una combinazione lineare delle altre righe, abbiamo visto che il determinante della matrice viene 0. E allora che vuol dire? Che quando avrò finito il metodo del pivot, siccome il determinante, dopo aver fatto tutti gli scambi, è il prodotto degli elementi sulla diagonale, che è uguale a più o meno il determinante iniziale, siccome il determinante deve fare 0, l'unico modo per cui faccia 0 è che almeno un elemento sulla diagonale faccia 0. Quindi le righe sono linearmente indipendenti se e solo se, quando vado a fare questo metodo del pivot, alla fine sulla diagonale principale mi vengono tutti gli elementi diversi da 0, e se e solo se il determinante è diverso da 0, perché ovviamente gli elementi sono diversi da 0, tutti mi danno un determinante diverso da 0. Se almeno uno è 0, mi dà il determinante uguale a 0. Questo fatto l'ho ripetuto tante volte perché è essenziale. Bene. Adesso vi ricordo la definizione di rango di una matrice. Stavolta abbiamo una matrice A M per N. Si dice che il rango di A è uguale a K se e solo se valgono queste due condizioni. Esiste M minore di A di ordine K, cioè una sottomatrice che si riesce a ottenere usando soltanto alcune righe, alcune colonne di A, che sia K per K, quindi M sarà del tipo A, I1, I2, IK, J1, J2, JK, dove I1 minore di I2 minore di K, J1 minore di J2 minore di JK, e con questo indico il minore ottenuto prendendo gli elementi della matrice A che hanno l'indice di riga uno di questi e l'indice di colonna uno di questi. Cioè se tracciate delle linee sulle righe I1, I2, K e delle linee sulle colonne
G1, G2 e GK sono gli elementi esattamente che stanno al, diciamo, sotto l'intersezione delle linee orizzontali e delle linee verticali. Abbiamo fatto l'esempio. Quindi se esiste un minore tale che determinante di M sia diverso da 0. Metto un punto e virgola e poi qua spiego meglio chi è M. Ogni, diciamo, M' minore di A di ordine maggiore di K, determinante di M' deve fare 0. Vi faccio un altro esempio con i numeri. Se io prendo questa matrice qua, 1, 2, 5, 6, 3, 1, meno 1, 1, meno 2, 1, poi prendo 2, 1, 6, 4, 4. Questa è la matrice 3x5. Questa matrice ha caratteristiche, ha rango 2. Allora, questo è un minore 2x2, che ha determinante meno 1, meno 2 fa meno 3. Questo è M. Non è l'unico, esiste, non vuol dire che sia uno. Per esempio, potevo prendere un altro minore fatto, per esempio, così, da questi elementi qua, 1, 6, 2, 4. Vedete, stavolta ho preso la prima, prima e seconda riga, prima e seconda colonna, adesso ho preso prima e terza riga e ho preso prima e quarta colonna. Questo è un altro minore 2x2. Prendiamo questo, e in questo caso il determinante di M quanto fa? 4 meno 12 fa meno 8, è diverso da 0. Adesso proviamo a prendere un minore 3x3. Il minore 3x3, allora, prima di tutto, i minori 4x4 ce ne stanno? Ovviamente no, perché se ho tre righe come faccio a pigliarne 4? Quindi da questo fatto seguirà che il rango non può superare né il numero di righe né il numero di colonne. È vero? È chiaro? Cioè il rango sarà sempre il minore uguale del minimo del numero di righe e il numero di colonne. Benissimo, adesso prendiamo i minori 3x3. Andiamo a vedere quali sono. Facciamone quanti sono innanzitutto? Abbiamo fatto pure il conto. Quanti sono i minori 3x3 di questa matrice? Allora, per prendere un minore 3x3 devo prendere 3 righe e ne ho 3, quindi le devo prendere tutte. E 3 colonne. Queste 3 colonne le devo scegliere tra 5. Quante possibilità ci sono per scegliere 3 colonne da un insieme di 5 elementi? Quando viene? Sono 10. Vediamo invece un'altra domanda. I minori 3x3 di A sono 10.
sia che contengono il minore 2x2, quello da cui siamo partiti, quanti sono? Sono? Io voglio, adesso la domanda, non voglio più sapere tutti i minori 3x3 di A, voglio sapere solo quelli che contengono questo minore qua. Che significa contenere questo minore qua? Che tra le righe che ho scelto ci sta la prima e la terza, ma in realtà se ne prendo tre, le volevo prendere tutte, quindi ci sta per forza prima, seconda e terza. E tra le colonne ci deve stare la prima colonna e la quarta, e la quarta colonna, sì. Quindi quante possibilità ho adesso? Tre. Perché posso fare la prima e la quarta colonna, la devo pigliare per forza. Poi ci posso mettere la seconda per fare. Per prendere, devo prendere tre colonne, quindi ce ne devo aggiungere una. O aggiungo la seconda, o aggiungo la terza, o aggiungo la B. Quindi cominciamo con questi qua. Questi qua sono tre. I minori che di questo tipo si dice che sono ottenuti orlando quello precedente. Orlando, cioè mettendo un orlo, cioè aggiungendo una lì e una colonna. La parola orlando è come se io aggiungessi l'ultima riga all'ultima colonna. Però non è sempre così, perché se io aggiungo la seconda riga, la seconda colonna, sì, aggiungo una riga alla colonna, però non è un orlo. Però non si è trovata una parola migliore. Comunque sono tre. Allora, ditemi quali sono questi tre minori 3x3. Allora, 1, 2, 6. 1, meno 1, meno 2. 2, 1, 4. E questo è 1. Poi l'altro è 1, 5, 6. 1, 1, meno 2. E l'altro è 2, 6, 4. L'ultimo è 1, 6, 3. 1, meno 2, 1. E l'ultima è 2, 4. Allora, ricordiamoci che il mio obiettivo è sempre quello di calcolare il rango di A. Allora, una volta che ho trovato questo minore che ha determinato diverso da 0, io cosa so sul rango di A? No, maggiore o uguale di 2? È minore o uguale di 3, per forza. Quindi è tra 2, o è 2, o è 3. Allora, per determinare se è 2 o 3, adesso che devo fare? Devo cercare un minore 3x3 che ha determinante diverso da 0. Se lo trovo, il rango è 3. Se non lo trovo, allora varrà la condizione per ogni minore di ordine maggiore di 2 di determinante fa 0 e il rango sarà 2. È chiaro? Ora, in prima analisi io vorrei dire, mi prendo questi 10 minori e mi calcolo i determinanti. Se fanno tutti questi determinanti fanno 0, il rango è 2, se no, appena trovo un minore con determinanti diverso da 0, farà 3. In verità, qui il rango è 2, lo so perché l'ho fatto apposta. Però, c'è un teorema, che noi non faremo, che dice, non servono fare tutti i minori, fai quelli che ottieni orlando. Poi vediamo perché. Fai quelli che ottieni orlando quello che aveva determinato diverso da 0. Se tutti questi minori hanno determinato nullo, anche tutti quanti gli altri, 3x3, 4, eventualmente se la matrice era più grande, 4x4, eccetera, eccetera, se questi hanno tutti determinato nullo, anche tutti quanti gli altri, dall'ordine 3 in su, avranno tutti determinante nullo. Quindi,
usando questo teorema, che ripeto non dimostreremo, abbiamo tre minori, 3 matrici 3 per 3, e dobbiamo calcolare il determinante. Allora, chiamiamole M1, M2, M3 e facciamo questi determinanti. Determinante di M1, usiamo, sviluppiamo per esempio secondo la prima riga, o secondo la prima colonna è meglio. Allora io ho 1 per meno 4 più 2, quindi meno 4 più 2, meno 1 per meno 8 meno 6, scusate, meno 1 per 8 meno 6, meno 8 meno 6, non meno 8, 8 meno 6, l'ho già moltiplicato per meno, invece è meglio lasciarlo in evidenza, più 2 per meno 4 più 6. Allora, qui viene meno 2, qui viene un altro meno 2, qui viene più 4, totale. Chiaro? Quindi M1 ha determinante nullo. Andiamo a fare M2. Allora, 1 per, quindi 4 più 12, meno 1 per 20 meno 36, più 2 per meno 10 meno 7. Quindi qua abbiamo 16, poi meno 16 con meno 1 diventa più 16, fa 32. Meno 16 per 2 fa meno 32, 32 meno 32 fa 0. Quindi vedete, anche questo viene 0. Andiamo a fare M3, il determinante di M3. Allora, abbiamo, sempre sviluppando secondo la prima colonna, abbiamo 1 per meno 8 meno 4, poi meno 1 per 24 meno 12, poi più 2 per 6 più 6. Adesso abbiamo meno 12, meno 12 fa meno 24, poi ho qua 2 per 12 che fa più 24, meno 24 più 24 fa 0. Quindi effettivamente il rango è 2, però per dimostrare che questo rango è 2 abbiamo dovuto fare una certa fatica, non è stato una cosa banale, perché abbiamo prima, vabbè, trovare il minore 2 per 2 con determinante diverso da 0 è stato facile, ce n'erano tanti, ne abbiamo trovati 2, però potevamo trovarne altri. Quando andavo a fare i minori 3 per 3, i minori sono 10, ci dovremmo fare 10 determinanti. Poi però il professore ha detto, vabbè, non servono questi 10, ci sta un teorema, dice basta che li fai questi 3. Certo, 3 rispetto a 10 è un bel guadagno, quindi questo teorema un senso ce l'avrebbe. In realtà però anche, questi, anche calcolare i determinanti di questi 3 non è una cosa immediata, perché comunque sono 3 matrici 3 per 3 e ci devo perdere questi 5 minuti. Se la matrice era 50 per 70 e il rango era 37, allora anche Orlando, io avevo 37 righe e 37 colonne, mo Orlando dovevo prendere una qualunque delle altre 13 righe, sono 13 possibilità, una qualunque delle altre 33 colonne e sono 33 possibilità, e le possibilità in totale erano 13 per 33, e quindi i determinanti da calcolare erano comunque tanti e le matrici erano grandi. Chiaro? Anche se lo faccio al computer, comunque insomma non è, magari adesso con i computer di adesso è una passeggiata, però
vale la pena di vedere se c'è qualche altro modo di fare lo stesso punto. Vale la pena, perché comunque il programma che fa, vabbè, sì, c'è MATLAB, però la matrice sembra la devi mettere, quindi diciamo in qualche modo della fatica, un bel po' di fatica la devi sempre fare. Vediamo se c'è qualche altro modo. Allora, osservate un attimo che questa terza riga era una era la somma delle prime due. Questo si vede. Ok? Poi vedremo come procede. In generale, noi abbiamo trovato sul minore del codeterminante di terza zero, vedremo che le righe che lo contengono e le colonne che lo contengono, cioè la riga prima è 3 e la colonna 1 è 4, devono essere, visto che quel determinante di terza zero, quelle sono per forza indipendenti. Dopodiché, se la prima e la terza sono indipendenti, poi solo o questa, o sono tutte e tre indipendenti, oppure la seconda è una combinazione lineare della prima e della terza. Allora tu provi a scrivere la seconda come una combinazione lineare della prima e della terza. Per esempio, se io ragioniamo in questo modo, poi però bisogna vedere cosa ha a che fare tutto ciò con RAM. Cioè io dico la riga A con 1, che vi ricordo è 1, 2, 5, 6, 3, e la riga A con 3 è 2, 1, 6, 4, 4. Queste sono indipendenti. E questo lo vedremo perché contengono un minore 2 per 2 che ha determinante di terza zero. Lo dimostreremo. Adesso io provo a scrivere. Va bene, metto per colonna, anche se sono le righe, metto per colonna perché mi viene più comodo. 1 meno 1, 1, 2, meno 2, 1, quindi 1 meno 1, 1 meno 2, 1, come alfa 1, 2, 5, 6, 3, più beta 2, 1, 6, 4, 4. Proviamo. Questo è un sistema di 5 equazioni in 2 incognite. Ora, è facile, in questo caso il sistema viene, diciamo, ha una unica soluzione, ma potrebbe anche venire assurdo. Se il sistema viene assurdo, moralmente perché ha più equazioni che incognite, però poi bisogna vedere praticamente, allora vuol dire che questa scrittura non era possibile. Ma se questa scrittura non era possibile, vuol dire che questa riga non era combinazione lineare di queste due. E se non è la combinazione lineare di queste due, voleva dire che aggiungendola le tre righe rimangono linearmente indipendenti. Viceversa, se questo sistema viene risolubile, e vedremo la soluzione sarà unica, allora la seconda riga è una combinazione lineare delle prime due. Andiamo a vedere. Quindi io ho 1 uguale alfa più 2 beta. Poi ho meno 1 uguale 2 alfa più beta. E poi ho altre equazioni. Adesso concentratevi sulle prime due. Quindi da questa ottengo beta uguale meno 1 meno 2 alfa. Sostituisco sopra 1 uguale alfa meno 2 meno 4 alfa. Da qui ricavo alfa uguale meno 1, perché viene meno 3 alfa uguale 3, quindi alfa uguale a meno 1, e beta uguale 1. Le prime due equazioni mi dicono che se alfa e beta esistono, devono fare quei valori là. Perché se? Bisogna andare a vedere se questi valori soddisfano anche le altre equazioni. Adesso, mettete 1 qua e meno 1 qua. Che significa? Significa fare questa, ma l'ho messa per colonna, questa colonna meno questa colonna. La faccio 2 meno 1 fa 1, 1 meno 2 fa meno 1, 6 meno 5 fa 1, 4 meno 6 fa meno 2, 4 meno 3 fa 1, quindi si trova. Quindi è bene. Questo, qua ci metto meno e qua ci metto più.
Va bene? Che vuol dire? Che A con 2 è uguale ad A con 3 meno A con 1. Quindi vuol dire che la terza riga è una, scusate, la seconda riga, ma sarebbe vero pure la terza, la seconda riga è una combinazione di A della prima e della terza, così come la terza riga è A3 è uguale a 1 più A2. Comunque, la seconda riga è una combinazione di A della prima e della terza. Adesso, prendete un minore 3 per 3. Allora, per esempio, uno di quelli che abbiamo preso prima. Per esempio, 1, 6, 3. 1, meno 1, 1. E 2, 4, 4. Questa qua sarà sempre la differenza della terza e della prima. Per quale motivo? Non avete fatto altro che prendere le tre righe lunghe e togliere degli elementi. Cioè, la riga lunga era 1, meno 1, 1, meno 2, 1. Per far rimanere 1, meno 1 e 1, io ho... scusate, qua è meno 2. Per far rimanere 1, meno 2, 1, ho tolto il secondo e il terzo elemento. Ma quello l'ho tolto alla prima riga, alla seconda riga e alla terza riga. Quindi, siccome A con 2 era uguale a con 3 meno A con 1 sulla riga tutta lunga, se ci tolgo degli elementi e gli stessi elementi su ogni riga, quello che rimane sarà ancora, la relazione che avevamo prima sarà ancora vera sulle righe accorciate, o no? Questo qui voleva dire che A 2 J era uguale ad A 3 J meno A 1 J, e questo era vero per ogni J compreso tra 1 ed N, è giusto o no? Seconda riga, jesima colonna, terza riga, jesima colonna, prima riga, jesima colonna. Affinché fosse vera questa relazione voleva dire questo. Ma se io invece adesso prendo M, un minore 1, 2, 3, il minore che ho preso qua chi è? È 1, 4, 5, perché ho preso la prima, seconda e terza riga, e la prima qua era J che andava da 1 a 5 in realtà, perché stiamo a parlare di questa matrice, non in generale. È chiaro? Ok. Qui M, la riga seconda di M è M3 meno M1. Che significa? Significa che A2J è uguale ad A3J meno A1J, per J che è uguale a 1, 4 o 5. Cioè, quando vado a scrivere la relazione sulle righe del minore, la relazione mi dà esattamente la stessa relazione di prima, perché la riga 2 di M era la riga 2 di A, la riga 3 di M era la riga 3 di A e la riga 1 di M era la riga 1 di A, ma gli unici J per cui lo devo verificare non sono tutti i J che vanno da 1 a 5, ma sono soltanto i J che ho preso per fare il, diciamo, le colonne, gli indici di colonna che ho preso per fare il minore, cioè per 1, per 4 e per 5. Cioè io devo verificare che questo è questo meno questo. Ma questo chi è? È A1, 1. Questo chi è? A2, 1. Questo è A3, 1 e questo è A1, 1. La stessa cosa qui. Ma questo chi è? È A2, 4. Questo è A3, 4 e questo è A1, 4. A2, 5. A3, 5. A1, 1, 5. Quindi devo verificare esattamente la stessa relazione, ma solo per J che vale 1, 4, 5. Cioè, in generale, quando scrivo che una riga è una combinazione lineare delle altre, imposto una relazione, diciamo, una
scrivo che la riga iesima è una combinazione lineare delle altre, ed è una relazione lineare, e questa cosa, se la vado a vedere sui coefficienti, deve essere vera per tutti i j, per tutte le volte, per tutti gli indici di volte. Quando vado a prendere il minore, con quelle righe, un minore qualunque, che scatta alcune colonne, la cosa deve rimanere vera per quali colonne? Solo quelle che ho preso nel mi minore. Quindi, siccome qua era vero per ogni j, qua però deve essere vero per alcuni j, se è vero in generale, è vero anche in particolare. Questo era vero per j che valeva 1, 2, 3, 4 e 5, in particolare è vero per j uguale a 1, 4 o 5. Non so se, diciamo, questo discorso invece di chiarirvi le idee l'ha confuse, ma non è in realtà, non dovrebbe, perché io sto dicendo semplicemente che questa è uguale a questa meno questa, e allora se cancello questa, beh, questa sarà sempre questa meno questa, su quello che rimane, o no? Oh. Quindi andiamo a scrivere questo, se volete lo dimostriamo, ma è abbiamo A è una matrice M per N. Il ragionamento lo faccio sulle righe, poi è chiaro che un analogo risultato vada per le cose. Siano di 1 minore di 2 minore di k minore uguale di m, cioè prendo k righe, e siano A1, A1, scusate, AIK linearmente dipendenti, che vuol dire, cioè io avrò somma di lambda IH a IH uguale alla riga nulla per H che va da 1 a H. Questo è il vettore nullo di Rn. Questo qua, se lo volete scrivere per esteso, sarebbe lambda I1 a I1 più lambda I2 a I2 più lambda IK AIK. Però dove lambda IH non sono tutti nulli. Qua semplicemente ho scritto questo per esteso. Virgola, continua qua, dove lambda e h non sono tutti nulli. Una combinazione, una relazione di dipendenza lineare significava che una certa combinazione lineare faceva vettore nullo, ma i coefficienti della combinazione, vi ricordo, devono essere non tutti nulli, se no avete la banale relazione vettore nullo uguale a vettore nullo. Ok. Sia siano
J1 maggiore o uguale di 1, minore di J2, minore di J, minore di J gamma, minore o uguale di N, e sia M uguale a I1 di K, J1 J gamma. Quindi prendiamo adesso il minore fatto con quelle righe e con K colonne, K qualunque. Allora, le righe di M sono linearmente dipendenti e quindi determinante di M è pareggio. Questa è la tesi del teorema. Allora, tesi: le righe di questo minore sono dipendenti pure loro e il quindi il determinante di M, sappiamo che da quello che abbiamo detto prima, le righe sono se la matrice è quadrata le righe sono dipendenti se e solo se il determinante è perfetto. Dimostrazione: la dimostrazione è una banalità, perché io verifico che somma per h che va da 1 a k di lambda ih mh fa il vettore nullo di rk. Questo vuol dire se e solo se somma per h che va da 1 a k di lambda i a m h j, questo è uguale a 0, diciamo, non chiamiamolo j, chiamiamolo l, per ogni l compreso tra 1 e k. Un m piccolo indico l'elemento della matrice m grande di posto di riga h e di colonna. Ma questo vuol dire che somma per h che va da 1 a k di lambda i h, chi è mhl? La riga h-esima della matrice m è la riga i h, la colonna J è la colonna JL, quindi qua ci devo mettere AIH JL, e questo deve fare 0 come numero reale. Ma io so, siccome quello è il vettore nullo, io so che la somma per h che va da 1 a k di lambda ih, prendiamo una colonna qualunque j, se quello è vero è vettore nullo, su qualunque colonna la somma deve fare 0. E qualunque colonna significa aih, perché la riga è fissa ih, e la colonna è j. Questo deve fare 0 per ogni j compreso tra 1 ed n. Questa è la trascrizione di quello che sta scritto là, di quell'ipotesi là. Ma siccome questa è vera per tutti i J, è vera anche per J. E quindi sta a posto. Qua non è se e solo se, qua è solo l'indicazione. Questo è 0, quindi questo è 0. Questo è 0, quindi questo è 0. Questo è 0, quindi questo è 0. Questo è vettore nullo, e quindi
La tesi è dimostrata. Okay. Fine. Purtroppo bisogna, allora, come vedete, qui ho una notazione con gli indici che non è sicuramente, per voi che state al primo anno, non è particolarmente amichevole. Vi suggerisco però di farla diventare amichevole, perché se io la scrivo così, la dimostrazione è una riga, se mi metto a spiegare perdo mezz'ora. Quindi prima o poi bisogna imparare queste cose, perché non è che le sommatorie e gli indici le trovate solo analisi, poi le trovate a elettrotecnica, poi le trovate a controlli, poi le trovate dappertutto, dovunque ci sia un minimo di matematica da fare. Quindi io l'ho messa solo perché così mi era estremamente utile. Comunque, questo è vero sempre per ogni J e in particolare è vero per un certo indice. È quello che abbiamo detto prima, se quello è vero in generale, la combinazione lineare fa il vettore nullo, è vero su ogni colonna che viene 0 quando vado a fare la combinazione lineare, e quindi è vero anche per tutte le colonne che metto nel minore, che sono di meno di quelle totali. Per verificare che M era, le righe erano realmente dipendenti, ci voleva anche che i coefficienti erano diversi, non tutti nulli, almeno uno era diverso da, ma quello ce l'abbiamo per ipotesi, perché lambda di H almeno uno è diverso da 0. Poi una volta che le righe sono linearmente dipendenti, sappiamo che la matrice quadrata con le righe linearmente dipendenti, quindi posso fare il determinante deve fare 0. Questo lo ricordate? Sì. Ha una riga, somma una combinazione lineare delle altre, il determinante non cambia, la riga diventa nulla e quindi il determinante deve fare 0. Ci siamo fino a qui? Bene. Allora, cerchiamo di raccogliere quello che abbiamo seminato. Naturalmente i risultati io l'ho scritto per le righe, ma ovviamente vale anche per le colonne, cambiando righe e colonne non cambiano. Ok, allora teorema? Sia ha una matrice M per N, M un minore di ordine K, cioè J1 K, J1 JK, naturalmente J1 maggiore o uguale di 1, minore di J2, minore di JK, minore o uguale di N, J1 maggiore o uguale di 1, minore di J2, minore di IK, minore o uguale di 1. Ok? E poi supponiamo sia determinante di M diverso da 3. Allora le seguenti cose: I1 IK sono linearmente indipendente. La dimensione dello span è la dimensione dello span di A1 a M è maggiore o uguale di K. Poi A J1 A JK sono linearmente indipendenti e la dimensione dello span di
di A1 AN è pure questo maggiore uguale di A. Allora, la dimostrazione è ovvia. Adesso la spiego, ma non ci dovresti arrivare tu. Perché è ovvia? Allora, questo delle... supponiamo che siano i dipendenti. Queste che righe sono? Sono quelle con cui ho fatto M. Ma abbiamo appena visto che se erano dipendenti queste, erano dipendenti pure le righe di M. E quindi, essendo dipendenti le righe di M, il determinante di M dovrà fare 0. E invece per ipotesi è diverso. Quindi, se il determinante è diverso da 0, le righe che, con cui ho fatto il minore sono indipendenti. E le colonne invece pure. Quando dico che le righe sono indipendenti, in particolare, se faccio lo span di generato, dello spazio generato dalle righe, la dimensione dello spazio generato dalle righe, in queste m righe io ne avevo appena trovate k che erano indipendenti, quindi la dimensione deve fare almeno k. Ricordate il teorema della base, no? Se ne trovo k indipendenti posso sempre completare ad avere una base, quindi una base è lunga almeno k e quindi la dimensione dello span è almeno k. Idem per le colonne, ho appena trovato che queste colonne sono almeno indipendenti, quindi le colonne la dimensione di questo span pure questa è almeno k. Quindi questo cosa mi dice? Questo risultato mi dice che quando trovo un minore k per k con determinante diverso da 0, io ho almeno k righe indipendenti e almeno k colonne indipendenti. Adesso dobbiamo vedere l'altra parte, cioè se tutti i minori di ordine maggiore di k hanno determinante uguale a 0, che vuol dire? Vorrà dire che le righe, quando ne prendo k più